Grazie Presidente. Notte fonda per una discussione così importante, colleghi, e notte fonda per la democrazia. Una discussione che neanche volevate perché probabilmente ve ne vergognate. E meno male che trasparenza era il mantra di questo mandato. Una revisione alla chetichella, una discussione così cruciale come quella sulla composizione dei gruppi politici che non l'avete mai sollevata né nel working group né in commissione e arriva con un emendamento, con tre emendamenti dell'ultimo minuto da parte di tre deputati di quello che ormai posso definire l'ancien regime, che rimettono nelle mani della maggioranza la decisione sulla sopravvivenza delle opposizioni. L'esatto contrario del senso profondo della parola democrazia. Tocqueville sarebbe stato d'accordo con me. Questa è una tirannia della maggioranza. Credete che il Parlamento possa decidere a maggioranza assoluta, neanche a maggioranza qualificata, sulla sopravvivenza dei gruppi? Ma sono così scomode e fastidiose queste opposizioni. Un giudizio sull'affinità politica senza fornire alcuna definizione della stessa, né alcun parametro né criterio oggettivo di misurazione. E che possiamo dire della vostra di affinità politica? Che possiamo dire della vostra a fronte del fatto che ci sono delegazioni nel PPE che sono state sfiduciate da oltre la metà del proprio gruppo politico, vero? Signor Schöpflin, fate finta di litigare, ma in realtà dai socialisti fino a Fidesz siete tutti d'accordo quando si tratta di schiacciare i diritti dei gruppi che vi possono in qualche modo infastidire. E qui volete anche una legittimazione giuridica per farlo, per fare in modo che i membri che non sono allineati o che vengono giudicati tali dalla maggioranza assoluta vadano a finire nei non iscritti che spesso non possono lavorare perché non sono messi in condizione di farlo, vista la scarsa allocazione di risorse e di funzionari che gli vengono dati. Al posto di sanare questa asimmetria, voi avete fatto l'esatto contrario, avete cercato di metterne quanti più possibili di movimenti alternativi in quelle condizioni, forse perché tutto sommato avete magari paura dei termini di paragone. Signori, questo è un vero attacco alle basi della democrazia, un attacco perpetrato da una singola maggioranza senza alcun criterio oggettivo. Avete tentato in tutti i modi di tenerlo nascosto, evitando persino una discussione. Ma i cittadini, ve lo assicuro, hanno occhi per vedere e orecchie per sentire. E vi ricordo anche una cosa, che non c'è peggior dittatura di una falsa democrazia.